Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una nuova variante della torta Charlotte con la mousse al cioccolato. È estremamente facile da preparare e vi serviranno solamente tre ingredienti. Direi proprio di iniziare! Mettiamo in una ciotola con 300 g di cioccolato fondente al 60%, 400 ml di panna fresca non zuccherata. Mescoliamo finché i due ingredienti saranno amalgamati. Mettiamo da parte finché il composto sarà raffreddato. Prendiamo 350 g di savoiardi fatti in casa. Chi non avesse visto il nostro video può visitare il link in descrizione. Li tagliamo in pezzi da 10 cm. Su un piatto da portata mettiamo un anello con diametro di 22 cm e altezza 10 cm e copriamo il bordo con acetato, che fissiamo con delle graffette. Poi prendiamo i pezzi piccoli avanzati dal taglio dei savoiardi e li inzuppiamo leggermente nel latte freddo. Copriamo tutta la base lasciando un centimetro di scanso dal bordo. Ora bagniamo leggermente i savoiardi da 10 cm e li disponiamo lungo il bordo. Mettiamo in frigo per 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la mousse. Quindi versiamo la ganache ormai a temperatura ambiente nella ciotola e ci aggiungiamo, poco alla volta, 400 ml di panna semimontata zuccherata. Mescoliamo con movimenti lenti dal basso verso l'alto, aiutandoci con una frusta. Quando raggiungeremo questa consistenza, mettiamo da parte. Siamo arrivati all'assemblaggio. Quindi versiamo metà della crema che abbiamo fatto in precedenza e ricopriamo la sua superficie con dei lamponi, spingendoli verso l'interno. Mettiamo un altro cucchiaio di mousse e livelliamo per bene. Ora inzuppiamo nel latte i ritagli di savoiardi e facciamo un altro strato. Aggiungiamo la restante mousse e livelliamo per bene con una spatolina. Mettiamo in frigo per almeno 3 ore. Riprendiamo la torta dal frigo e togliamo l'anello e l'acetato. Decoriamo con 400 g di lamponi freschi. E voilà! La nostra Charlotte al cioccolato è pronta da assaporare. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta. Si tratta di una torta davvero equilibrata. Subito si nota la mousse al cioccolato, bella vellutata e spumosa. Poi i lamponi, con il loro tocco di acidità, completano questa torta, rendendola speciale. Insomma, è deliziosa, assolutamente da provare. Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.